Siamo un gruppo di studenti del corso A delle Scienze Sociali del Liceo Leonardo da Vinci di Casalecchio di Reno ed abbiamo colto l'opportunità dello stage presso la Blogos Web Radio per svolgere una mini inchiesta sul rapporto tra i media e i giovani. L'argomento ci interessa particolarmente perché è inerente al programma scolastico che stiamo svolgendo e perché cresciamo in una società nella quale è importante cercare di capire le dinamiche che influenzano il nostro modo di rapportarci col mondo in relazione alla costante espansione dell'egemonia dei mezzi di comunicazione. Abbiamo proceduto intervistando dei ragazzi nella nostra scuola, scelti con criterio quasi casuale, o meglio abbiamo intervistato chi si è reso disponibile, ben pochi. Andiamo dunque ad ascoltare le interviste ai ragazzi del liceo. Che media usi per informarti? Computer e radio anche. La televisione. Televisione e computer. Televisione, giornali, radio. A volte leggo il giornale, a volte seguo il TG oppure mia madre ascolta la radio, quindi a volte... Divertirti? Sempre computer o televisione. Solitamente programmi come MTV o Music. Internet. Televisione, internet. E per comunicare? MSN. Telefono o sempre computer con le chat. MSN, computer. Leggi giornali o segui solo TG? Solitamente seguo solo il TG, ma quando capitano quotidiani come siti leggo volentieri. No, seguo solo il TG. Nessuno dei due. Leggo un po' di giornali, ma per lo più seguo il TG. Entrambi? Dipende, perché comunque leggere il giornale a volte diventa complicato e in più non ho molto tempo ed è pure noioso. Il TG sì, lo seguo, però non mi dà fastidio che il più delle volte danno informazioni sempre di cronaca e cose del genere e lasciano da parte altri argomenti un po' più interessanti. Da questa indagine è emersa una diminuzione tra noi giovani della popolarità dei mezzi di comunicazione di massa tradizionali, a vantaggio di internet. Prevedibile, poiché siamo cresciuti nella civiltà del web e siamo dunque influenzati da questo nuovo medium. A rimetterci sono soprattutto la radio e i giornali, mentre la TV ha ancora un ruolo importante tra noi giovani. La guardiamo per informarci velocemente su ciò che accade nel mondo. Dalle interviste è emerso che il rendi discusso dei media per noi ragazzi è internet. Come hanno detto anche i nostri coetanei, ci connettiamo in rete per divertirci e per comunicare tra di noi, soprattutto con Messenger. La maggior parte degli intervistati ha detto che usa internet anche per informarsi. A noi sembra un po' strano perché per la nostra esperienza sono pochi ragazzi che navigano sui portali di notizie come Repubblica o Cataweb, mentre per esempio conoscono il blog di Beppe Grillo. Insomma, la questione è complessa e sarebbe interessante approfondirla con un'ulteriore inchiesta tra i nostri coetanei. Un altro aspetto che ci lascia un po' perplessi e che meriterebbe un approfondimento aggiuntivo è il rapporto con i quotidiani. Alcuni ci hanno detto che li utilizzano, ma ci chiediamo se si tratta soprattutto di free press, di giornali sportivi o di testate autorevoli e in quel caso se le trovano in casa o le acquistano. Questo lavoro è stato realizzato da Francesca, Danilo, Erika, Alice, Alessandro, Francesco e Giulia e speriamo che gli spunti da noi forniti attraverso questa inchiesta siano compresi e utilizzati dagli altri ragazzi che lavoreranno in questa radio.